Prego, possiamo iniziare. Vai Luca. Mister, buongiorno. Buongiorno. Insomma, siamo alla vigilia della prima stagionale, non è tempo di bilanci, ma di prime sensazioni sì. Quindi, a che punto è il suo lavoro? Si aspettava di essere più avanti o più indietro nella ricezione dei suoi principi della squadra, quindi come è arrivato a questa partita? Penso che siamo arrivati al punto che noi avevamo pianificato per arrivare. Basicamente noi abbiamo messo la prima base di quello che è la nostra identità nel calcio che noi vogliamo proponere, e a livello fisico la squadra ha lavorato con la nostra metodologia, si è trovato molto bene e penso che abbiamo arrivato un momento fisico molto corretto per il momento della stagione che ha. Non è facile lavorare con questo caldo, ma penso che la squadra è in una situazione fisica che mi piace il momento che siamo arrivati. E per lo che rispetta all'identità sul gioco, la squadra ha capito bene l'idea, ha ancora tanto da lavorare, tanto dettagli a migliorare, perché infatti la differenza sono quei piccoli dettagli, ma penso che tutti i calciatori hanno la stessa mentalità, capiscono il calcio che possiamo fare insieme e sono tutti molto disposti a farlo. Dopo, alla fine, questa partita per noi è una bellissima partita per continuare a crescere, per continuare a mettere insieme tutto questo, ma anche per iniziare a ritrovare quella bella pressione, bella passione per i risultati. Ecco, non so se ne hanno parlato anche con lei, i tifosi in ritiro, comunque si è sentito i cori. I tifosi quest'anno tengono in modo particolare a passare, proprio a passarne due di turni in Coppa Italia, perché agli ottavi di finale ci sarebbe il derby con l'Atalanta, che sa che qua è molto sentito, l'ultima volta in Serie A sono andati molto male questi due derby. Giocate anche per cercare di dare questa soddisfazione alla gente, questa Coppa Italia? Noi, la mia mentalità è la mentalità che io lavoro per trasmettere alla squadra e prendere ogni partita come una finale. In questo momento io capisco che è normale, è umano, che la nostra testa si fa vedere lo che può passare nel futuro. Ma questo futuro non esiste, solo l'unico che esiste è la partita del Pisa, e per me è una finale come ogni partita per noi. No? Alla fine io, al tifoso, solo posso dirgli che la squadra adesso è matura per il momento che siamo nella stagione, che ha tanto da migliorare, tanto da fare, tanto da lavorare, sicuro. Ma tutti i calciatori capiscono che domani giochiamo una partita bellissima, una partita per lottare, per raggiungere un risultato, e questo io la squadra solo vedo la motivazione, no? Aspettiamo di fare felice a tutti i tifosi, domani lo aspettiamo, lo vogliamo, ma noi solo possiamo fare una garanzia, e la unica garanzia che noi possiamo fare è lottare fino alla fine di questa partita e dare tutto nel campo. Se noi lottiamo fino alla fine, giochiamo a calcio, lottiamo per questo risultato e andiamo avanti, perfetto. Se il calcio domani fa che noi non andiamo avanti, io alla fine, se la nostra squadra mette il cuore e fa tutto il campo perfetto, io come allenatore devo essere soddisfatto. No? Tutti vogliamo vincere, ma sono sicuro che la squadra va a dare tutto per vincere, va a giocare con moltissima mentalità. Aspettiamo che quello piccolo episodio di fortuna sia con noi, aspettiamo di dare un'allegria ai tifosi, ma andiamo a pensare solo a Pisa, perché è un mondo in avanti. No? Mister, sta lavorando con due problemi, soprattutto gli esterni. Karacic è l'unico che ha in questo momento a destra di ruolo, a sinistra non ce l'ha proprio perché guarda, viene rientrato, poi ma ci dirà se lo convoca o meno. È un problema abbastanza importante per lei, che deve adattare comunque
un giocatore nella linea difensiva che non è solo. Se non ho una bella domanda, prima vuol dire che sono, penso che fa un mese, no, che non parliamo. Io sono molto contento oggi per dire che la squadra ha lavorato moltissimo, ha lavorato con moltissima intensità e noi solo ho avuto l'infortunio che mi guarda per un contrasto, per un contrasto. Ma sono contento di poter annunciare che guarda ha recuperato bene e domani viene con noi, sei a disposizione. No? Abbiamo finito tutta la parte del precampionato senza infortuni, no? Tutti a disposizione. È vero che guarda ha iniziato a lavorare con noi questa settimana, ancora deve crescere soprattutto fisicamente perché lui è un gran calciatore e deve trovarsi con la sensazione per stare bene, ma lui domani è a disposizione. Ma è vero che è un rischio farlo giocare d'inizio e pertanto noi dobbiamo pensare a alternativa, ma alla volta sono molto fiducioso che qualche scelta che si deve fare per questa posizione il calciatore lo farà perfetto, perché tutti è stato preparato, tutti hanno le diverse alternative che potevano fare questo ruolo, hanno stato provate, hanno avuto partite durante il precampionato e dopo tutto l'allenamento, è come per me l'importante che tutti hanno quella mentalità dove la identità è per sopra del ruolo, no? Perché il calcio che noi vogliamo fare è un calcio di molta mobilità e tutti i calciatori se possono trovarlo in qualche ruolo, no? Devono saperlo fare minimamente così. È un'altra opportunità per la squadra per dare una mano, per dire a un calciatore va bene, tu ancora non sei pronto, ma la squadra ti dà la mano, no? Un altro se sacrifica per quello e nel beneficio della squadra, questo per me è un valore molto importante, no? E il calcio è una mostra di quello. Io volevo concentrare l'attenzione su di lei, intanto rispetto alla precedente esperienza, lei è arrivato dall'inizio, ha seguito il mercato, ha fatto la preparazione, quindi già una bella differenza. In mezzo c'è la preparazione, c'è l'esperienza con la spalla e in più rispetto a due anni fa ci si può interfacciare settimanalmente perché allora c'era la pandemia, quindi ecco, in lei che cosa è cambiato il suo approccio? Nel senso, dopo tutta questa esperienza che ha accumulato rispetto a quando è arrivato, cioè la vedi in modo diverso, approcci i problemi in modo diverso? Sì, penso che alla fine, sempre che ha più esperienza, soprattutto un paese, quando è arrivato, un paese completamente nuovo, con una visione del calcio molto diversa dalla mia quando io ho arrivato, io ho imparato, anzi, ha avuto ancora più fiducia di quello che io pensavo prima che può andare bene, ancora più fiducia di quello. Dopo mi ha adattato molto bene alla cultura del calcio d'Italia perché mi piace tantissimo, tantissimo. E sì che penso che quella esperienza con il Brescia prima mi ha aiutato a capire bene la piazza, a sapere lo che significa il Brescia. Io qui mi trovo molto molto bene perché condivido con quello valore della società bresciana, che sono molto simile alla società catalana, no? Quello del piede a terra e del lavoro e della serenità, che penso che questo va molto bene per il calcio, no? E infatti questo è lo che mi ha aiutato a capire come poter aiutare adesso alla nostra società in questo momento, ma io sono molto soddisfatto perché ha una base eccellente, io ho una fiducia molto grande in tutta questa squadra che anche è molto giovane, hanno esperienza, hanno fiducia, hanno mentalità e penso che io posso dire poco del precampionato che ho fatto con la SPAL perché non si è fatto mercato, no? E la situazione era molto diversa perché era una società completamente desmembrata, ma quello alla volta ti fa capire e prendere ancora più serenità. Buongiorno mister, volevo fare una domanda sulla Coppa Italia in generale,
lei è spagnolo, ha già avuto esperienza anche in FK, volevo chiederle come le sembra l'importanza di questa coppa e soprattutto se è più, cioè se dovesse votare, se sceglierebbe un sistema come quello italiano, cioè dove le grandi si incontrano solo alla fine, oppure meglio in Inghilterra dove a un certo punto i sorteggi sono casuali. Io questo devo dirlo con umiltà, no? Perché alla fine io ho avuto la fortuna di lavorare, la vita del calcio me l'ha portato a diverse paesi, no? E con tutta l'umiltà posso dire che a me mi piace molto il sistema della Coppa della FA Cup, anche della League Cup, ma soprattutto della FA Cup, no? Perché partecipano tutti il calcio, perché per quello che ha detto lei. Sì, sì. E per la importanza che se le danno. Noi abbiamo fatto anche in una della stagione, in Birmingham, l'ultima stagione, abbiamo fatto molto molto bene in la FA Cup. Quasi la facciamo contro il Leicester. E imparato lo bello che le dice in inglese una cup run, no? Fare bene la Coppa, perché alla fine la Coppa ha un'idea diversa del calcio della Lega. La Coppa ti dà quella lotta immediata per una cosa grande, no? Vai avanti o non vai avanti, no? Questo fa entrare questa passione, questa pressione in positivo, come io l'ho capito, per il risultato, che fa crescere una squadra, no? Soprattutto si può andare avanti. E questo è quello che mi piace tanto della FA Cup. È un momento diverso, perché quello noi sempre iniziamo a gennaio con la FK, ma a me una competizione che mi piace molto, la Coppa, per quello. Anzi, penso che una squadra si sa come fa, può imparare molto di una competizione come la Coppa, perché te lo gioca tutto una partita, no? E questo, una squadra che lo capisce, penso che fa la differenza e ti aiuta dopo nella Lega. A me è una competizione che mi piace. Mister Colimato, ci abbiamo visto per la prima volta in realtà per un tempo Lezzerini, le chiedo a che punto è lui, se c'è già una possibilità che giochi domani, se ha bisogno un pochettino più di tempo. Lui sta lavorando molto bene, sta crescendo molto fisicamente, lui già lavorava un po' prima, ma desde la settimana scorsa ha potuto già iniziare a prendere qualche minuto. Penso che è ancora un po' rischioso di che giochi, voglio che lui prenda la fiducia nel suo corpo, nella sua prestazione fisica. Io ho parlato con lui oggi e questo sta migliorando molto fisicamente, no? Ma adesso è ancora un po' rischioso, secondo me. Le chiedo del mercato. Il presidente ha detto che al di là dei suoi problemi giudiziari, lui vuole prendere ancora due terzini e un centrocampista di qualità, che magari possa fare più ruoli, che possa giocare anche trequartista, magari play, il famoso tuttocampista come li chiamiamo adesso in Italia. È quello che serve anche lei? Cioè possono bastare due terzini e questo centrocampista moderno, di qualità, su più ruoli? Bene, questo è un po' diverso, non voglio parlare molto perché alla fine se parlo di questo le toglio l'importanza della partita di domani, no? E per me la Coppa, questo rispetto che non si deve fare, ma io sono in sintonia con il presidente in tutto. Io penso che qui noi è una base bellissima per lavorare, una mentalità bellissima, e io ho una fiducia, come ho detto il primo giorno, una fiducia totale nella società. Io alla fine faccio l'allenatore, non faccio il direttore, né anzi faccio né penso mai di fare il presidente, sono qui per sostenere. Io ho un vantaggio che io sono molto contento di lavorare con questo presidente, perché lo conosco bene, perché pensiamo il calcio lo stesso, pensiamo la situazione del calcio allo stesso livello, e quello mi dà molta fiducia, no? E molta allegria di lavorare con lui e lavorare per lui e fare il massimo che io posso per lui, no? Con quello fiducia totale nella società. Ha parlato a inizio anno, ha sempre detto, una squadra che potrà cambiare pelle
in corso dall'inizio con il doppio o con un singolo trequartista. Hai già un'idea per domani? Ti dico il nome, ma perlomeno come impostare la squadra, e se hai trovato al limite chi può fare meglio di altri quel tipo di ruolo? Penso che sono fortunato, siamo fortunati, no? Noi siamo tutti, perché noi avanti a opzioni per che tutti i calciatori possono fare le due. Basicamente la differenza tra il 2-1 o l'1-2 è se noi andiamo a fare il pressing in inferiorità o andiamo a fare il pressing più aggressivo del parità. No? A me piace il pressing di parità, mi piace un'aggressività difensiva, un'aggressività offensiva molto alta. No? Ma la squadra può fare lo due, ha lavorato, e anzi durante una partita si può anche usare, no? Perché è il momento per farlo di una maniera o farlo d'altra. Per quello non posso dare una idea che preferisco quello o lo altro, no? Sono due, come si dice, herramientas? Strumenti che dobbiamo sapere usare in cada momento. Ma basicamente la identità nostra è usare quello per fare pressione. No? A parte gli ottimi risultati, ci sono giocatori che in questi anni si sono espressi meglio tutti con lei. Parlo di Ayew van der Looy. In questo precampionato il Brescia avrebbe ritrovato un Doi che era anni che aveva dei problemi, sappiamo. Ecco, è fondata l'impressione che il Doi sia un giocatore ritrovato, che ha iniziato come da anni non si vedeva? Io sempre ho avuto moltissima fiducia in lui, sempre dall'inizio. Infatti io, quando lui è tornato da quell'infortunio l'anno scorso, lui ha giocato per noi, e lui è questo calciatore che ha la capacità di essere creativo in una situazione dove un altro non è creativo, no? E farlo con successo. Io ho parlato chiaro con Manu, lui è molto maturo, lui ha lavorato, lui non ha perso nessun allenamento, lui ha fatto una prova grande questo precampionato, perché lui ha messo il suo cuore e la sua testa a fare il massimo per diventare il gran calciatore che può diventare, no? E farlo per il beneficio del Brescia, per il beneficio di tutti noi che lo possiamo vedere giocare. No? È tutto un merito suo, noi mettiamo qui a disposizione, come a tutti gli altri, di poter fare questa espressione, di arrivare al massimo livello ognuno. No? Ma in questo senso non voglio mettere pressione a Manu, perché per me lui ha fatto una cosa grandissima. No? Che fare tutto il precampionato a livello intenso, a livello di mentalità e a livello di qualità che ha fatto. Sono sicuro che anche lui si è ritrovato con se stesso per andare avanti fortemente. Dopo alla fine io ho tutta la fiducia che lui è un gran calciatore come tutti gli altri, è sicuro che può aiutare. Te ne faccio un'ultima, torno su quello che ha detto il presidente, così chiudiamo definitivamente anche la tua prima esperienza a Brescia. Ha detto Cellino che tu gli dicesti che non volevi rimanere per paura di deluderlo. Andò così? Vero. Perché avevi paura di deluderlo? Io come solo posso parlare bene di lui, perché lui per me è un grande. Io voleva sentiva che doveva fare tutto perfetto per poterlo aiutarle, no? E che se non lo poteva aiutare al massimo di tutto, pensava che non voleva deluderlo, no? Si dice così. La vedeva così, no? E così le ha detto. E adesso invece, quindi? Ti senti pronto a fare tutto perfetto? Sì. E sai che non lo deluderai? E se lo faccio, io no. se lo faccio, non è una cosa che voglio fare a posta, no? Io sono qui per mettere tutto il mio cuore, tutta la mia testa e tutta la mia voglia per aiutare a tutti a fare il massimo per Brescia. Sì. Prima lui, perché alla fine è lui il che mi ha portato, perché vede che posso aiutarlo
Alla fine, io sempre dico lo stesso che diceva l'anno scorso, che alla fine, e questo l'ho imparato da lui, alla fine non esiste un gran allenatore, un male allenatore, esiste l'allenatore giusto al momento giusto, al posto giusto, no? E lui ha questa capacità di pensarla così e vederla così, e se lui ha fatto questa scelta che adesso è il momento giusto, io ho la fiducia totale di lui. Quindi lei si sente l'allenatore giusto nel posto giusto, al momento giusto? Come? Lei si sente quindi in questo momento l'allenatore giusto, al posto giusto, nel momento giusto? Io non me lo... Forse non ha la presunzione di pensarlo, esatto, ma... Non ha mai avuto la presunzione di pensarlo, al contrario, faccio il mio lavoro, alla fine questo è il calcio, ha tanta roba fuori del controllo di un allenatore, soprattutto in situazioni propria del calcio, come cosa anche di fortuna, anche di infortunio, tutto questo che tutto diventa alla fine, ha un effetto che non è controllabile. Mister, volevo tornare un attimo rapidamente sulla questione dell'esterno sinistro. È stato un precampionato di sperimentazioni per necessità, per l'infortunio di Ward, eccetera, e ha provato in quel ruolo Mangraviti, Galazzi e anche Garofalo. Sappiamo che soprattutto Mangraviti e Galazzi l'hanno già fatto in carriera, però ha ottenuto da qualcuno degli spunti interessanti o vanno comunque considerate situazioni di emergenza che poi, quando arriverà anche il vice Ward, non riproporrà più? Io tutti e tre calciatori lo vedo in situazioni più di emergenza, perché sono molto adattati al suo ruolo e possono fare quello. Qualcuno, lo tre sono diversi, no? Galazzi è un tipo che quando fa questo ruolo lo fa con una mentalità diversa che Mangraviti e che Garofalo. Domani farò una scelta per vedere il più giusto che può fare questo ruolo secondario, senza mettere pressione a lui di farlo, perché no, alla fine non è il suo ruolo, no? Ma solo vuole chiedere che lo faccia con la voglia, con la mentalità, con l'intensità, per rispetto alla squadra, no? E sicuro lo farà. Grazie.